Salerno sequestrati due ordigni occultati nel portabagagli. Pontecagnano, un anziano si spara la testa. Battipaglia, arresto per droga. Paif e Termopaif, interrogazione di Edmondo Cirielli. Salerno, Don Luigi Merola al contest, tutti giù per terra. Capaccio, il comune nel distretto Cilento Blu. Fiera degli sposi a deboli, attesa per le sfilate del weekend. Sanremo, il salernitano Rocco Hunt tra i finalisti. La squadra mobile ha individuato e sequestrato, nascosti nel portabagagli di un'autovettura in sosta nel quartiere Torrione di Salerno, due ordigni, una bomba carta ed una pipe bomb, ordigno ad alta potenzialità offensiva costituito da un tubo di ferro riempito con tritolo e con un detonatore collegato ad una miccia. L'ordigno è particolarmente insidioso per il suo alto potenziale offensivo. L'autovettura è intestata ed era in uso ad un pregiudicato. Sono in corso le indagini finalizzate a comprendere quale fosse la finalità della detenzione di un ordigno di tale potenza. Un anziano si toglie la vita in centro, a Pontecagnano, puntandosi alla testa una pistola e sparando. Le forze dell'ordine indagano sulle cause che hanno portato l'anziano a togliersi la vita in questo modo. Il fatto è accaduto in mattinata in via Alfani, nel pressi del comune. Giallo sulle ragioni del gesto, così come non si sa se l'arma fosse stata dichiarata oppure no. Sul posto anche un'ambulanza del VOPI che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'anziano. I presenti che hanno assistito alla scena sono rimasti scioccati dal forte gesto. Ancora un arresto per spaccio di stupefacenti sull'asse Bellizzi-Battipaglia. Questa mattina i carabinieri della stazione di Bellizzi, diretti dal maresciallo Giuseppe Macri, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane incensurato residente a Battipaglia. I carabinieri, all'esito della perquisizione in casa del giovane, abilmente celati all'interno di un mobile, hanno trovato 7 grammi di cocaina e tutto il materiale necessario per il taglio ed il confezionamento delle dosi. L'arrestato sarà giudicato con rito direttissimo. Ho presentato un'interrogazione ai ministri, dice Edmondo Cirielli, del lavoro e dello sviluppo economico, per sapere quali provvedimenti ritengano opportuno adottare per risolvere quanto sta accadendo al gruppo Paif a Battipaglia. Il fallimento di Paif e Termopaif non è legato soltanto al destino degli 83 lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ma tocca inesorabilmente ogni singolo cittadino di Battipaglia, dal momento che potrebbe influire su tutti i campi del tessuto sociale. Solo un altro piano industriale, conclude Cirielli, che preveda la continuità delle due aziende, potrebbe rappresentare una valida alternativa per scongiurare la totale chiusura del gruppo. È approdato anche a Salerno, dopo la tappa cavese, il contest Tutti giù per terra, rivolto agli studenti delle scuole superiori e finalizzato a promuovere il concetto di legalità tra le nuove generazioni. Ha partecipato anche Don Luigi Merola, presidente della Fondazione Onlus a Voce del Creatur, protagonista anche del convegno pomeridiano sulla legalità nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno. Sulla legalità tutto passa attraverso l'esempio. La legalità non è una materia da insegnare. C'è bisogno di uno stile di vita morale e di fare più che parlare, di legalità. E quando c'è un cattivo esempio distrugge tutta un'azione pedagogica che un professore, un insegnante, un educatore, un prete può fare. Allora qui l'appello ai genitori, a fare i genitori, a ritornare a fare i genitori, ma un appello alle istituzioni ad aiutare le scuole e le famiglie in questo compito importante che è educare. Educare, lo dicevo stamattina in un'altra scuola, agli insegnanti significa segnare. Siamo qui per segnare la vita di questi ragazzi. Capaccio entra a far parte del distretto turistico Cilento Blu. La finalità del distretto è di promuovere, mediante un'organizzazione comune, lo sviluppo socio-economico e turistico del territorio del Cilento, individuato come territorio di tutti i comuni che hanno aderito. L'adesione al distretto turistico Cilento Costa Blu, dice il sindaco di Capaccio Italo Vosa, è una grande occasione perché il nostro territorio entra a far parte di un sistema che corrisponde ad uno dei territori più belli d'Italia. Un modo per aprirsi a nuove opportunità di finanziamento. Fanno parte del distretto, oltre a Capaccio, anche Castellabate, Agropoli, Pollica, Ascea, Palinuro, Montecorice, Casalvelino, Pisciotta e Camerota.
L'allestimento è pronto, le scenografie sono montate, gli operatori al proprio posto. Cresce l'attesa per il momento moda dedicato alle spose e ai loro meravigliosi abiti. Sabato e domenica dalle 16.30 alle 20 sono previsti al centro commerciale Le Bolle di Eboli le sfilate con atelier di grande prestigio. Marveri Creazioni, Emily C, Giovanna Buccino Creazioni di Style Onel, Italian Design di Andrea Vietri. L'organizzazione degli eventi moda sono gestiti da GP Eventi Management che seguirà ogni dettaglio della manifestazione. L'emittente Sud TV sarà presente al défilé e proporrà nei prossimi giorni uno speciale tutto dedicato all'evento. Rocco Hunt, rapper salernitano, arriva in finale tra le nuove proposte a Sanremo con la canzone No Giorno Buono. Il 19enne ha dichiarato di essersi ispirato a Roberto Seaviano per il suo brano che parla della terra dei fuochi, del problema dei rifiuti tossici. Rocco ha fatto il suo ingresso sul palco dell'Ariston poco prima di mezzanotte e mezza, primo a cantare dei quattro giovani in gara. Soltanto in due hanno passato il turno per la fase finale di venerdì, grazie al voto da casa. Rocco Hunt se la giocherà con De Niro, Diodato e Zibba. E Salerno ha risposto presente, mobilitandosi per sostenere Rocco. Centinaia le telefonate di messaggi sui social prima, durante e dopo la performance del rapper.